l'Italia che cambia siamo noi. La scuola di sviluppo transpersonale, più che un'organizzazione, è un organismo. Un organismo è qualcosa di vivo, così sentiamo, nel quale il team umano è fondamentale e la missione o proposito di questa scuola è impegnarci nella trasmissione di una conoscenza integrale per far sì che le persone possano fare reali esperienze di espansione oltre la dimensione personale. Siamo una scuola e pertanto offriamo diversi percorsi formativi e grazie a questa formazione l'essere umano si espande e acquisisce una maggiore consapevolezza, oltre a ricevere la formazione tecnica per accompagnare e facilitare lo sviluppo transpersonale nel settore privato, nelle aziende, eccetera. Ci troviamo nella sede centrale di Spagna a Kaizen. Le abbiamo dato questo nome perché le radici della dimensione contemplativa di questa scuola provengono dalla pratica Zen. E in un certo senso questo spazio agglutina le attività della scuola del Portogallo, di Messico, Colombia ed altre attività internazionali ed in questo momento della scuola in Italia. La scuola è molto entusiasta per la forza che il gruppo italiano dimostra nel portare avanti il progetto della scuola con una immensa vocazione. Questo gruppo dispiega conoscenza e criterio, fondamentali aspetti per trasmettere poi a molti italiani che in questo momento si trovano in quel processo personale di cambiamento verso la dimensione transpersonale. Oggi siamo un team di più di 120 persone in tutto il mondo e nutriamo la sensazione che il cammino si fa strada facendo. Fluidamente la vita ci presenta i prossimi passi ed è affascinante sentire che abbiamo un proposito condiviso e comune dove l'aspetto umano ha un valore fondamentale insieme alla professionalità che rende il progetto sostenibile. In realtà la persona è quella maschera che abbiamo tutti noi esseri umani, con le nostre luci ed ombre, emozioni e pensieri, le nostre sensazioni, quell'ego che transita nella vita e spesso con paure, perdite ed ogni tipo di contrazione. La dimensione transpersonale è l'essenza che non cambia, il qualcosa di molto profondo nell'essere umano, di carattere transreligioso, che pur rispettando le credenze, le religioni e le culture, va oltre, verso, e oserei dire, una spiritualità al di là della religione e delle credenze, e che ha più a che fare col silenzio, l'essenza, la profondità dell'essere umano. La nostra scuola, nel suo progetto globale, offre alcuni percorsi formativi che sono dei pilastri, formazioni integrali di 1, 2 o 3 anni che includono pratica e supervisioni certificate dall'università, che sono essenzialmente la facilitazione dello sviluppo transpersonale per accompagnare le persone nel cammino di autoconoscenza e scoperta della propria mente, decreti, eredità sistemiche e tanti aspetti che ostacolano il nostro naturale fluire. E dall'altra parte abbiamo la formazione in mindfulness, che è un percorso bellissimo,
Oggi nel mondo la mindfulness è presente in tutte le aree, nell'educazione, nella salute, nello sport. In poche parole, la mindfulness è un fenomeno sociologico straordinario e con umiltà mi permetto di dire che siamo una realtà pionieristica e una delle realtà più solide per quello che riguarda la trasmissione della mindfulness in maniera profonda, attraverso la quale le persone imparano ad auto-osservarsi, le persone imparano a meditare. Il terzo pilastro delle formazioni integrali della scuola è la formazione in educazione transpersonale. In quanto il mondo dell'insegnamento e dei bambini ci interessa molto, perché è il mondo di domani. Italia che cambia? Italia che cambia è un'Italia ogni giorno più consapevole, dove ogni essere umano è sempre più consapevole di se stesso e ha sempre più chiaro che il proprio lavoro e la propria vita è un servizio alla società e alla vita. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.